Il motivo è molto semplice, non abbiamo difficoltà a dirlo. Intanto vi chiedo scusa per l'episodio, me ne faccio carico personalmente perché sono stato io che ho spronato su questo specifico punto come su altri. Sono andato, non dice genere, per default sulla vecchia gestione, ricordando il regolamento del 2007, però nessuno mi ha fatto notare che nel 2013, ad agosto, il commissario straordinario, non so su, evidentemente per i suoi giusti motivi, non so su quale input, ha ritenuto di modificare, di approvare un nuovo regolamento nel quale, tra l'altro, non è prevista questa figura del comitato. Detto ciò, io ho anche chiesto, e spero che il Consiglio raccolga questa raccomandazione, la faccia anche della Commissione Servizi Sociali di a più presto portare in discussione un'eventuale modifica in tal senso o una più complessiva modifica del regolamento, qualora quello attualmente vigente non risponda all'avviso delle forze politiche, a partire dalla maggioranza, ai requisiti complessivi della gestione del centro anziani e quindi di andare in quel senso. Ritirare i punti onestamente mi sembra un eccesso. Anche perché la Comunità Montana ci ha più volte sollecitato la nomina dei nuovi rappresentanti. Penso che sui giudici popolari non ci siano difficoltà di tiro, però sulla nomina della Commissione Comunità Montana avevo esatto un impegno col Presidente Righi, non tanto per a titolo personale, quanto perché ci ha raccomandato più volte che poiché i nostri tre consiglieri sono comunque fondamentali ai fini del numero legale, perché la Comunità Montana ultimamente è un po' in una situazione un po' di transizione. Ci ha chiesto espressamente, io mi ero permesso di farmi carico di approvarlo. Per cui sul ritiro del punto della Comunità Montana non mi sento di dire no. Sull'altro, se vogliamo, ne possiamo parlare anche se poi la Commissione, onestamente, con tutto il rispetto, i giudici popolari chiedono. E comunque sia, c'è anche già la radio del Regione. Ripeto, ormai siamo in discussione, entrambi abbiamo questa, entrambe le componenti, maggioranza e minoranza, avrebbero comunque delle ripercussioni, diciamo così, qualora venga meno oggi l'approvazione, però se noi siamo comunque d'accordo a discuterne in seguito e a ripristinare questa figura, io non vedo perché non dobbiamo ripristinarla, se fra 2 mesi, 1 mese la ripristiniamo, il discorso è solo posticipato, io posso assumere questo impegno e anche i stessi consiglieri possono farlo. Il motivo dicevo per vedere è semplice, perché sostanzialmente non siamo stati avvisati da chi forse ci doveva avvisare, probabilmente anche noi, ma ci siamo accorti noi, altrimenti oggi saremmo noi in aula e avremmo discusso, probabilmente sbagliando, quindi chiedo scusa. Siamo, come dire, alle prime armi sotto questi aspetti, quindi non abbiamo nessun problema a dire che sbagliando si impara e Grazie Sindaco, io volevo comunicare al consigliere Brottatelli che quando c'è, diciamo così, è terminata il mandato dell'amministrazione Mori, io e il consigliere Papi eravamo i consiglieri addetti al centro anziani. Quindi fino all'ultimo momento noi sapevamo che il regolamento era quello e che diceva che c'erano comunque l'assessore preposto e comunque un consigliere di maggioranza e non di minoranza. Su quella base siamo andati a nominare la riunione dei capigruppo, non sapendo perché nessuno ce l'ha comunicato, che comunque il commissario aveva fatto questa modifica al regolamento. Grazie, ci sono altri punti all'ordine del giorno? Cioè, ci sono altre cose che volete discutere? Prego, signor. Volevo solo dire, permettendo che gli uffici lavorano e lavorano anche sopra, che nel momento in cui si istruisce una delibera e se ne vedono i contenuti, se per me mi arriva con i pareri favorevoli, intendo che quella delibera è stata valutata perché la continuità rispetto alla gestione commissariale non la diamo noi che siamo entrati da 40 giorni, anche se abbiamo il dovere e l'obbligo di informarci, però è chiaro che leggerci un anno di atti proposti dall'amministrazione commissariale forse non è semplice in 40 giorni, per cui la delibera è arrivata così. Ce ne siamo accorti, lo possiamo anche dire senza tema di smentita, è stato lo stesso Presidente del Centro Anziani a farci notare che stavamo andando ad approvare qualcosa che non era probabilmente rispondente, quindi non è stato neanche merito nostro, diciamo anche esattamente come si sono svolte le cose, non abbiamo ripetuto nulla da nascondere. Per cui mi sembra che più chiaro di così, se tra un mese o due procrastiniamo questo punto e eventualmente facciamo il passaggio in commissione, se per caso modificando anche altri aspetti magari di quel vecchio, di questo nuovo regolamento che rispetto al vecchio non ci trova eventualmente d'accordo, nulla, credo che cambi, si tratta solo di fare, come dire, decantare per 2 mesi queste eventuali situazioni. Però se l'impegno è stato preso nella maggioranza e nella minoranza di indicare dei rappresentanti che restano tali fino alla nomina, non so, credo che insomma, cambi nulla di sostanziale, se poi non è così parliamo.
l'asse sindaco aveva chiesto di intervenire il consigliere Gonzoli. Sì. In realtà volevo avere la possibilità, se questo consiglio comunale, se il presidente è d'accordo, veramente di interrompere 5 minuti per un'ulteriore valutazione rispetto a questo, a queste nuove proposte che sono pervenute anche dal sindaco, anche per consentire, visto che siamo venuti a conoscenza di questo, di questa nuova disposizione, quindi di questo annullamento, di questa proposta di annullamento dell'ordine del giorno personalmente un paio d'ore fa, per cui volevamo avere l'opportunità quantomeno di discuterne all'interno dell'opposizione. Se è possibile chiedere la sospensione per 5 minuti, grazie. È richiesta legittima, consigliere Consoli, però la devo mettere a votazione, come lei pensa. Posso prima che prima? Prego. Un secondo soltanto. La domanda era semplice. C'è intenzione, noi non ci direte un voto per ritirare il punto posto all'ordine del giorno e le spiegazioni le date il sindaco Fontana. Se noi ci dobbiamo riunire con un'intenzione, a me interessa sapere l'intenzione. Qual è l'intenzione di questa amministrazione? È portare in ulteriore modifica il regolamento per riapprovare tra 2 mesi le nomine così come previste dal vecchio regolamento, oppure intende mantenere questo rapporto legato tra amministrazione e centrazioni? Perché se noi ci dobbiamo riunire sapendo che fra un mese e mezzo ripristiniamo appunto all'ordine del giorno così com'è, abbiamo un sistema di valutazione e di validazione. Se non ci chiedete le vostre intenzioni, togliere un punto all'ordine del giorno per non sapere se e quando viene rimesso ci fa fare altre valutazioni. Era semplicemente questa la mia domanda originale. Grazie. Grazie consigliere Broccatelli, io le risponderei veramente, però non posso, essendo super parte, se politicamente le risponde il sindaco. Si interrompe per 5 minuti, all'inizio del 35 minuti, grazie.